In Israele, nel contesto del traumatico massacro del 7 ottobre da parte di Hamas e della successiva offensiva militare israeliana a Gaza, le voci dissenzienti tacciono. I palestinesi affermano di temere di essere arrestati se accusati di parlare apertamente di guerra, incluso sui social. Gli israeliani critici, compresi docenti universitari, giornalisti e politici, sono stati presi di mira per aver espresso pareri. La politica arabo-israeliana Aida Tuma Suleiman, che condanna il brutale attacco di Hamas contro gli israeliani, afferma che le è stato impedito di mostrare compassione ai palestinesi. I don't have walks with my grandchildren anymore because I don't want anybody to know that they are my grandchildren. There's a huge incitement against anyone who dares to protest against this war or to even reveal a little bit of empathy toward what is happening in Gaza. We are not allowed even to cry for a Palestinian child who is killed there. Lo scorso febbraio il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha istituito una task force progettata per monitorare i discorsi di odio contro lo Stato di Israele. E nelle ultime settimane il sistema giudiziario israeliano ha confermato la custodia cautelare di coloro che erano accusati di aver violato la legge. I giudici l'hanno definito un atto necessario, dato che il paese è in tempo di guerra. Amir Badran e Itamar Avneri sono alleati politici palestinese ed ebreo. Both sides are afraid. Jews and Arabs are afraid. But Arabs are still being threatened. Many arrests are done to young people, and not only to young people, because of really nothing that they were doing on the social networks. A like that they put, or a simple picture that they had, and they are immediately taken for terrorists or people that are supporters of Hamas. Jewish people are very anxious, they fear, they are very, very afraid. There's a war in Gaza. People are also anxious, especially between Jews and Arabs. It's very natural, but we are trying to de-escalate it and to prevent violence to erupt. Un funzionario del governo israeliano ha confermato ad Euronews: Israele monitora l'incitamento e indaga su ogni singolo caso.